Buonasera, ci siamo con lo sport in rete, sono le 19:45 esatte, oggi venerdì 29 marzo, chiudiamo la programmazione settimanale e anche mensile, quindi ci rivediamo ad aprile. E oggi siamo qui con Gianna Borella, parlando ancora di sport, parlando di calcio femminile. Sarà una puntata molto interessante. Abbiamo scambiato due parole con Gianna prima e Gianna si è definita una milanese di colore, che è bellissima come definizione, perché ha origini indiane, ma è milanese doc, e quindi ci racconterà la sua storia di sport, di calcio, ma anche un po' una storia di Milano, passando per i diversi quartieri della città, dove gioca, dove ha giocato, dove è cresciuta e via dicendo. Calciatrice, allenatrice, fondatrice della SD Bimbe nel Pallone, Gianna, tu hai sempre giocato a calcio. Sempre giocato a calcio fin da piccola e ce l'ho nel sangue il pallone, andavo ovunque col mio bel pallone, però ho sempre giocato in strada, in piazzale, nei piazzali, a scuola, Dici durante. qualche nome dei quartieri, proprio figuriamola a Allora, Milano. la Milano, allora io sono appunto, arrivo dall'India, ma sono arrivata molto piccola, quindi avevo 1 anno e 2 mesi e la mia vita fino ai 24 anni l'ho vissuta in Porta Romana. I Ok. miei genitori sono di Porta Romana, zona bellissima, e si giocava in Piazzale Libia, che è una Ok. bellissima piazza, una zona molto verde, e avevamo anche creato San Sirino, il Davvero? San Siro piccolo, però l'unico difetto è che aveva un albero in mezzo. Calcio popolare, Calcio San popolare, non Sirino. potevamo abbattere l'albero. No, siamo. Dovevamo dire, ogni tanto, attento all'albero! Beh, tu vieni dall'India dove il calcio non è diffuso, c'è il Credo zero, cricket, sì. C'è di c'è di tutto. tutto, ma e quindi com'è nata la passione per il calcio? E appunto il fatto che io sono scappata è una parola grossa, nel senso sono stata adottata e sono la prima adozione internazionale in Italia nel 67 quando sono arrivata, e quindi diciamo dell'India, come ti dicevo prima, ho preso il colore, quindi sono l'indiana di colore di Milano. E quindi ho fatto l'asilo, l'elementare, il liceo, tutto quello, l'iter scolastico che uno può fare, l'ho fatto a Milano. Io dell'India, appunto, ti dico, ho preso magari dei ritmi lenti a mangiare, il colore, però la cosa divertente è quando incontro adesso questi che mi dicono, io No, no, dico, dici. capis una Capis una cosa, da gotta. milanese di colore è bellissimo. Doc. E quindi io mi immagino però negli anni 60-70 una bambina indiana che per di più giocava a calcio. Cioè, deve essere stata una creatura mitologica. Tu come hai vissuto questo tuo amore per il calcio che era considerato e purtroppo è considerato ancora uno sport Ancora. maschile? Allora io l'ho vissuto bene, nel senso che diciamo la prima cosa che ho visto non erano le bamboline, ma era il pallone. E poi ho sempre giocato fino all'età di 20 anni abbondanti, sempre solo con i maschi. Nei parchi, Parco Lambro, perché poi dopo ho cambiato zona, poi ci arriveremo, e in tutti i posti, appunto. Quindi ho sempre giocato con i maschi e all'inizio dovevo superare la barriera di una donna in campo. Poi quando vedevano che la donna in campo era anche più tosta di loro, a volte tornavo a casa con la camicia strappata perché partivo per fare un'azione, mi pigliavano, mollavo la camicia, rimanevo in canottiera e continuavo a correre. Bellissimo. Quindi, diciamo, alla fine, ovviamente dovevo superare sempre le prove, perché c'erano le prove, però alla fine non tanto diverso dalle prove che doveva provare un ragazzo un po' meno portato per il calcio, diciamo. Certo. Quindi alla fine, quando c'erano quelle 2 o 3 prove, vedevano che ero presente in campo, a volte si dice, ah no, no, ragione, sta con me, di qui, Alla di lì. fine, quindi Sì. la rottura degli stereotipi che purtroppo ci sono ancora, però ti sarai sentita, no, dire il maschiaccio, quelle cose che Sì, purtroppo. io dall'elementari, poco prima che suonasse la campanella, questo anni 70, iniziavo con lo scotch, raccattavo tutti i miei fogli A4 che trovavo. Ti serve? No, 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 pam, pam. Iniziavo, quindi la maestra che parlava, io sentivo. Ed Io era che costruivo laggiù. il pallone,
Poco prima che suonasse la campanella ero già spalancavo la porta e ogni tanto sentivo qualcuno che si spiantellava dietro, perché erano ancora le porte antivento, quindi. E poi iniziava il partitone in corridoio strettissimo, 3 contro 3 o quel che era, e tutte le maestre, perché poi ovviamente si giocava davanti alla classe, raramente si andava in cortile, erano dei cortili minuscoli, e tutte le maestre delle mie classi a fianco dicevano: "Ma è un maschio o una femmina?" E la mia maestra diceva: "È Giovannina, è È la Giovannina. Giovannina." Certo, perché oggi purtroppo siamo ancora vittima degli stereotipi per cui il calcio deve essere uno sport per maschi, poi alla fine vai a vedere che il mondiale lo giocano le femmine e i E i maschi sono maschi rimasti sono a a casa, per casa. dirne una. E quindi è veramente importante anche dare invece una visione diversa, perché il calcio è una passione, come può essere una passione musicale, quindi non esiste. Non so, non c'è la musica per maschi, la musica per Non femmine, o come esiste. una ragazza vuole suonare la chitarra, non è che dice uno strumento per maschio, Eh così come lo no, sport esatto, deve essere concordo così. in pieno. Deve essere così. E quindi tu poi da bambina, adolescente, adulta, hai sempre continuato a giocare a calcio, anche ad alti livelli? Allora, alti livelli ho avuto negli anni quasi 90, ho avuto la possibilità di entrare nella Pro Sesto. E quegli anni lì il calcio femminile era pochissimo diffuso, quindi se vedevano una che aveva voglia di giocare nel rispetto dell'iter calcistico maschile, facevi in fretta, perché se eri Certo. brava non avevi 40.000 aspiranti a un Certo. posto. Se Certo. giocavi bene, partivi. Diciamo, io ero dell'età di Carolina Morace, quindi erano quegli anni lì che ce n'erano di ragazzi che giocavano, però. Si ritorna un po' al discorso che un po' non ho giocato, non ho fatto questa scelta, un po' perché ero gracilina, giocavo diciamo, in strada, un gioco di strada, non ho mai fatto calcio a scuola, quindi mi sono formata sempre come ho fatto mille sport, quindi non è che. Però è chiaro che se tu fai fin da 6 anni, hai 20 anni, lo stesso sport, ti prepari, fai un certo tipo di allenamento. Hai una preparazione di un altro tipo, Certo. a prescindere che tu sei una persona atleta, che io gioco a calcio, ping pong, scio, faccio tutto, non è che ti dico no, io questo non lo so fare, ci provo. Ci Quindi, provi, però certo. ho scelto, diciamo, anche un po' di non avere questa idea di avere, che fa anche un po' ridere, perché al giorno d'oggi sono un mister. Di dire: "Ah, non voglio un allenatore che ti fa questo, tu devi andare di qui, 20 giri di campo, 30.000." Ho anche scelto appunto di fare l'allenatore al giorno d'oggi per dare una svolta, perché appunto Certo, ormai siamo allenatori educatori, quindi assolutamente sì, anzi io ho fatto bisogna. questo corso di educatore sportivo che Certo. mi è servito tanto a riconoscere quello che faccio, poi mi ha dato delle nozioni nuove, per carità, perché non sai che non si smette mai di Mai di imparare, imparare, però è certo. stato molto utile perché ho detto: "Caspita, ecco, questo è l'allenatore educatore, non Certo. l'allenatore", senza togliere niente agli altri, però è un modo diverso di vedere il calcio. Vediamo intanto le foto che scorrono della squadra delle bimbe nel pallone Sì. e giustamente c'è più bisogno di educatori che di allenatori, anzi forse oggi i bambini vengono fin da piccoli indirizzati nella scuola calcio dove ti fanno dribblare i conetti piuttosto che invece giocare al Sì. San E Sirino con i pali, con gli alberi in mezzo alla piazza che è molto più sano. infatti. E quindi a un certo punto però tu sei diventata a tua volta Mister o Miss perché Mister Joe, Mister sono Joe, conosciuta quindi come Mister sei Joe. arrivata dall'altra parte della panchina, Sì, però insomma. appunto sperimentando questa cosa che mi era piaciuta molto, che aveva fatto Gianluca Vialli, che è un Sì. mio idolo. Anche la Sampdoria è la mia squadra preferita, perché ha fatto uno dei primi giocatori, ha fatto l'allenatore Ok, giocatore. certo, Quindi lo l'esperimento che ricordiamo. io trovo bellissimo, che non tutti ovviamente condividono, però questa è la scelta della mia scuola calcio, di entrare in campo proprio per andare incontro a queste persone, compresa me ai tempi di quando ero ragazzina, che dicevo: "E che noia, tanto io l'allenatore sta là in fondo, sono sicura che non l'ascolto." Invece
È brutto dire una cosa del genere per una persona che ha fatto il suo lavoro, quindi questa cosa io l'ho riconosciuta. E la cosa bella è di dire: sei in campo, io sono allo stesso livello delle mie giocatrici. Quindi, certo, se stiamo giocando io e te e tu non mi vedi, dico: oh, ma mi vedi, sono qua. Se te lo dice il mister da fuori, sì, vabbè, certo, ciao mister, certo, è un classico. Sei sulla stessa barca. Che ti... E invece sei così, sei sulla stessa barca. E io ti dico: guarda, copri di là, sì, ma perché tu sei di qui? Ah, sì, sì, scusa, vado di lì. Cioè, certo. È un rapporto molto più bello. Certo. Non è semplice farlo, perché ovviamente quando ti borbottano, questo come mister è normale, è il mio mestiere, ti borbottano contro, tu sei sempre l'unico. Sei il cavolo espiatorio. Però essendo, avendo questa bella cosa messa insieme di giocare e di allenare, poi essere insieme, essendo anche donna, perché ovviamente adesso anche il boom del calcio femminile c'è, però sono ancora tanti maschi che allenano le donne, sì, e io ho questa fortuna di giocare con loro e di anche fare gli spogliatoi con loro, certo, quindi la doccia, tutto quello che ci che nel mondo dello sport, certo, sa anche la bellezza del momento dello spogliatoio, dello spogliatoio, che è un, giustamente un allenatore maschio non può entrare, non può vivere, non può vivere. Quindi è una chicca in più, certo, secondo è me è un passo in più, assolutamente, certo. Quindi oggi bimbe nel pallone, quante atlete conta? Anzi, quante categorie avete? Cioè partite dalle bambine fino alle mamme, no? Sì, allora al giorno d'oggi bimbe nel pallone abbiamo le bambine di età elementare, prima, seconda, terza, quarta e quinta. Poi ho la squadra mista di età liceo, sono 5 ragazze e 6 maschi. Ed è stupendo, secondo me, anche questa cosa di partire, di cancellare questa cosa di dire: no, tu sei femmina, non puoi giocare. No, anzi, vengono apprezzate. Tu devi vedere le prime lezioni, il classico ragazzino dice: no, no, tu sei una ragazza, piuttosto la butto fuori, ma non ti passo la palla. Adesso la passa, certo, perché anzi, io con le buone, a volte magari giustamente arrabbiandosi, dice: dai, è una vita che te lo dico. Dico: se tu non passi la palla, questa persona non imparerà mai. A te è stata data questa possibilità, non è che è brutto che sei lì e dici: no, vabbè, piuttosto la butto. No, guarda, e quindi insegno proprio di condividere. Poi il calcio a 5 io faccio, quindi il calcio a 5 è molto più bello sotto questo aspetto, perché passare più per di, forza, devi passare per forza, e arrivano ragazzi e ragazze che ovviamente non hanno ancora questa idea, no? Hanno l'idea, certo, del calcio a 11, che è giocato in chilometri di campo, e quindi hai una visione diversa. Qui deve essere un gioco veloce e condiviso soprattutto, perché sennò non riesci ad andare avanti, certo, da solo non assolutamente vai. E poi avete un po' la chicca, le mamme, no? E poi c'è la chicca grossa, bellissima, che è le mamme, che ormai appunto io ho fondato Bimbe nel pallone nel 2015, e abbiamo iniziato con pochissime mamme, al giorno d'oggi siamo 23 mamme, ed è stupendo perché si dà una possibilità a mamme di tutto il... Esatto, tutti. Chi sono queste mamme? Anche perché ricordiamo, voi dov'è che siete come squadra? Noi siamo in via Padova. Via Padova, quindi una via che ha tantissimo da raccontare e che si può anche conoscere dalla squadra, no? Sì. Queste mamme da dove vengono? Vengono, tante vengono dal Trotter, sì, quindi sono mamme del Trotter che portano lì i bambini e che io ho deciso di ingaggiarle nella mia squadra, nel gruppo di bimbe nel pallone adulte, proprio per dargli la possibilità non essere solo, di dire: sai, ah sì, faccio 300 euro di palestra, tanto quando posso vado giù. Ma io trovo triste che uno si metta a correre, certo, da solo. Io cosa faccio? Io offro un'ora e mezza di calcio, che è tanto, ma certo, soprattutto do la possibilità anche a una mamma che appunto magari deve mettere a letto i bambini, in quel momento non riesce a fare un'ora e mezza, fai mezz'ora, non importa, però quella mezz'ora gli hai regalato una luce, secondo, certo, me, che una palestra non te la dà, perché no, se tu dici sì, vabbè, però, ma lì socializzi, perché, certo, siamo in 23 e poi 23 mamme, tantissime. Essendo di via Padova, è un quartiere multietnico. Esatto, la squadra è multietnica, quindi. Certo. Allora, a partire mondo, dal mister milanese di colore. E poi?
Che rappresentanza abbiamo? Poi abbiamo sudamericani, okay. Io le chiamo le mie tre punte del sudamericano. Ah sì, che fanno tridente sudamericano. Poi abbiamo l'ultimo acquisto che è spaziale, secondo me, cinese. Ok. Cioè lei è nata in Italia, uh-huh. ma papà e la mamma sono cinesi. Forte. Con l'accento triestino. Bellissimo. Il top del topo. E ho visto da loro. Bellissimo. E quindi... Involtino no, per la vera spritz. Poi abbiamo l'olandese volante. Ok. E poi va bene, milanesi, chi certo. viene dal sud, la siciliana, la pugliese. Fantastico. E il bello è proprio questo, il mondo di aggregazione. Ecco, infatti proprio questo ti volevo chiedere, ma secondo te all'interno di un quartiere come via Padova, con un sacco di caratteristiche, quanto è importante una squadra di calcio che sappia accogliere le mamme, no? Di diverse realtà? Quanto è importante lo sport per aggregare? Eh sì, è fondamentale perché appunto... Anche un paio di volte sono venute delle ragazze del centro di Via Corelli. Certo. Che sono venute, è stata un'esperienza bellissima perché questa ragazza che arrivava dal Kenya, mi sembra, erano 3 anni che dentro di lei non vedeva l'ora di giocare a pallone. Come ha saputo della mia squadra è venuta, lì si è aperto sto portone, vi assicuro ragazzi, vi ricordate, bip bip, i cartoni, bim 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 bim. Non la fermava più. E io vedere queste cose troppo, cioè sono soddisfazioni, cioè di dire, poi non è più venuta, è venuta 3-4 volte, però per lei quelle 3-4 volte, dopo 3 anni che non giocava in un paese difficile, per me sono le gioie del mondo. Assolutamente, queste, sì. Capito? Assolutamente sì. Bene, ok, Milano News, sappiamo benissimo, tratta proprio di Milano, quindi... È logico che le domande ti faccio proprio specifiche su Milano e sul quartiere. Raccontaci un po' questo tuo rapporto con Via Padova, ma anche con questo nuovo quartiere, no? Eh sì, appunto, come non so se tutti sanno, da poco che il quartiere Nolo, cioè Nord of Loreto, Nord of Loreto, hanno avuto l'ok, diciamo, dal comune, quindi è stato riconosciuto come quartiere, quindi c'è il quartiere Feltre, c'è il quartiere Cimiano, parlando della mia zona, poi c'è ovviamente Baggio, c'è quartiere... Tutto. E c'è anche Nolo adesso. C'è il quartiere Nolo. Raccontaci un po' Nolo, com'è? Quartiere Nolo è, a mio avviso, interessante, si sta muovendo bene su tante cose di attività e tutto, dal teatro alla musica, e allora Mister Gio cosa ha detto? Ci vuole anche una scuola calcio che rappresenta questo bellissimo Nolo. Certo. E allora ho parlato un po' con quelli ragazzi simpatici di Radio Nolo e hanno deciso di collaborare, di offrirci queste divise, quindi c'è una collaborazione. Fantastico. Di Radio Nolo, Bimbe nel pallone, e il panettiere L'Impasto, che è del mercato comunale di Viale Monza, okay. che anche lui sta crescendo, è stato rivalutato perché negli anni 80 i mercati comunali a Milano erano importantissimi, erano fondamentali. C'è stato un vuoto negli anni 90, sembravano morti, per fortuna da noi, come penso in altre zone, ho visto anche Giambellino, perché io ho fatto le medie a Rinascita, quindi tutta Milano. ho vissuto molto quella via del Giambellino, io che sono adesso sto al nord, ma ho vissuto dal lato sud, che sono la stessa cosa, certo, quindi, solo che sono su due lati opposti, una al sud e l'altra al nord, ma vivono la stessa situazione, certo. E anche nella zona Giambellino so che sono molte belle cose. Sì. Sì, infatti ne parleremo anche con gli ospiti del Giambellino. Sì. Senti Gio, tu alleni le mamme, tu sei una mamma, sì. E allora ti chiedo un consiglio da mamma a una mamma che ci sta ascoltando su come indirizzare un figlio o una figlia allo sport. Quanto è importante lo sport per i bambini e le bambine, e quanto è importante che le bambine e i bambini scelgano uno sport che gli piaccia loro, non che piaccia ai genitori, no? Certo. Perché molto spesso il genitore... Yeah. Ti porta... sceglie uno sport che secondo lui è più adatto al figlio o alla figlia, anche in base appunto se è maschio o femmina, invece bisognerebbe lasciare libero l'espressione, no? Ma io penso che bisognerebbe riprendere, poi questo lo faccio in base alla mia esperienza, bisogna riprendere il valore della famiglia, cioè di quello di mettersi a tavola, che io secondo me era fondamentale nel periodo che
iniziava a settembre le scuole, le attività sportive. La cosa fondamentale che avevo, la mia passione in casa, eravamo quattro figli, siamo quattro figli, e ci si metteva col librettino del Comune di Milano che offriva i vari sport e possibilità, offriva e ognuno di noi decideva: mamma, babbo, io voglio fare basket, io voglio fare ping pong, io voglio fare questo, e c'era una scelta. Quindi si partiva già dalla prima elementare, no? C'era proprio una. Anche dalla parte proprio del Comune di Milano Sport, che veniva seguita questa cosa. Adesso Certo. ovviamente sarà tutto non più cartaceo, ma Digitale, ma c'è ancora. digitale. E la cosa che appunto mi dispiace è che nel 2019, nonostante ci sta avvenendo questo boom del calcio, che per femminile che ben venga, com'è che stavo. Non mi ricordo. Perverso. Sì, no, che nel senso che non ci, bisogna Dovrebbe stare essere appunto più più incoraggiato. incoraggiato, sì, Oggi il bravo. calcio femminile, tra l'altro, sta appunto avendo una piccola ribalta, anche se purtroppo le discriminazioni ci sono, non è riconosciuto il professionismo all'atlete, però si contano 25.000 tesserate calciatrici in Italia, di cui la buona notizia è che 12.000 sono under 18. Quindi, anche se però non ci sono per le categorie più di bambini, non c'è il femminile per le bambine, ma è ancora misto. Anche voi Infatti, fate misto e però faccio misto su un'età più più grande, quindi adolescente. adolescente, che è anche quella un'età difficile, perché Certo. parecchi ragazzi che non hanno voluto seguire un iter sportivo da più piccoli arrivano all'età di 13 anni, che i cosiddetti ciondoloni, e Certo. allora è anche bello dare una possibilità anche a loro, che non sia per forza una situazione agonistica, che non sia Assolutamente. per forza una super società sportiva. E quindi ho, come dicevo prima, con Radio Nolo abbiamo fatto questa, ho creato e gli ho proposto questo progetto di una squadra mista di età del liceo, e alleno 5 ragazze e 6 maschi, quindi anche Bellissimo. questo è bello, di aggregare un'età così difficile e grande, dove Molto. comunque, come tutti sappiamo, la natura richiede, incominciano i primi maschietti con Certo. le ragazze, e quindi anche lì avere il rispetto anche lì della ragazza, che per quanto un po' più grandicella, però ancora vuole, ha questa passione. Certo, Quindi sì, assolutamente. no, quello che dicevi giustamente prima tu, bisogna bimbe nel pallone, quello che vuol fare è creare proprio un iter sportivo per le A bambine. misura sulle Quindi bambine. E dicevo, ecco, adesso mi è venuto in mente che al giorno d'oggi il comune, secondo me, deve proprio mettere sulle possibilità di sport anche calcio 5 femminile, in Benissimo, modo che benissimo. le famiglie, quando vanno a fare una ricerca, adesso io lavoro, opero su zona Nolo, Loreto, ci saranno anche Altri altri. quartieri che E cosa necessitano. fondamentale, come dicevo, del boom di questo calcio femminile, al quale io sono molto contenta, però bisogna stare anche molto attenti a non andare a escludere tante persone, come è successo poi nel maschile. E Certo. quindi secondo me bisogna, prima del mega esplosione, che le grandi società cerchino di collaborare con le associazioni più piccole per non escludere nessuno e continuare a far crescere la passione delle ragazze, bambine, donne. Giusto, giusto. E settimana scorsa Juventus Fiorentina ha registrato 40.000 spettatori allo Juventus Stadium. Giustamente, è un segnale positivissimo di cui siamo tutti entusiasti, però deve partire. Il modello non deve essere solo il modello Juventus, che è di Brava. fatto un'azienda, una multinazionale. Deve essere il modello bimbe nel pallone, che diventa punto di riferimento anche per chi non aspira a essere Juventus, ma vuole essere nel quartiere. Oppure un esempio classico che mi è venuto in mente è che, ne so, io sono una bambina che vado alle porte del Milan e dico: oh, posso giocare? Va, facciamo una prova. Ne hanno talmente tante, vengo esclusa, o Qualcuno. perché sono piccolina, o perché. Secondo me la cosa carina che dovrebbe fare la stessa società Milan, o che sia grossa, dire: guarda, non ti abbattere, so che ci sono diverse Certo. società, cioè, associazioni sportive dilettantistiche, che ti possono portare a continuare la tua passione, poi riprova l'anno prossimo. È ben altro che dire a una ragazza: no, guarda, tu praticamente
proprio. Certo. E questa cosa fa? L'anno prossimo va a fare basket, pallavolo, se proprio o abbandona lo sport. Abbandona lo sport, che è ancora peggio, o va a fare danza, ma con una faccia con che è certo. poverina. Quindi, se ci sono delle mamme, donne che ci ascoltano, sappiate che ci sono associazioni più piccole che vogliono fare educare. E le mamme che ti ascoltano, dove vi trovano? È sul sito di Bimbe nel Pallone, www.bimbenelpallone. Pagina Facebook. Pagina Facebook, Instagram. E anche sul campo, insomma. È sul campo. Dacci un po' di riferimenti, dove vi allenate, dove giocate. Allora, noi facciamo due allenamenti a settimana, sono uno sul campo vero, quindi all'aperto in un oratorio, e il secondo allenamento è nel Parco Trotter, nella palestra bellissima, il Solarium di Giacosa, per riqualificare anche questo, quartiere, questo bellissimo parco che è fondamentale. Certo. Com'è giocare al parco? L'allenamento delle mamme al parco attira l'occhio, no? Sì, diciamo ancora non tanto, perché purtroppo siamo su un orario un po' tardi, e quello ancora mi dispiace, perché siamo un po' poco visibili. Invece la mia idea proprio era quella di dire, essendo un solarium, quindi sono tutte vetrate, la gente da fuori ti vede, sarebbe piaciuto che fosse stato un orario un pochino prima. Certo. Però diciamo quello del Parco Trotter è un po' le 21:30, un po' tardi. Ok. Quello invece all'aperto è alle 7:30 fino alle 9, che sono un'ora e mezza di allenamento, partitelle. Aperto a tutti, insomma, chi vuole dare una mano. E qualche evento in programma che avete per concludere? Ma allora, mi piacerebbe continuare a portare avanti questa unica edizione che ho fatto della Moon Cup, che però appunto mi piacerebbe coinvolgere delle squadre un po' come noi, nel senso mamme, che come sapete con mille impegni, che magari dicono in otto sì si va, poi all'ultimo guarda scusa bambina cosa fai, e dici ma io avevo procurato il campo, no, cioè deve essere tutto più leggero, se non ci sono loro cosa succede di bello anche da noi, che possono portare i figli, cioè non a giocare, se il figlio non è microbo gioca, però le nostre trasferte ci sono le nonne con i passeggini, quindi sudamericani che portano trasmettono una passione di generazione in generazione. Sai cosa vuol dire per una mamma dire vabbè io esco, vado a giocare, vieni, porti due figli, c'è una mamma sudamericana che ne ha 3-4 figli, un giorno il lunedì ne porta uno, il mercoledì porta l'altro, e poi è fondamentale perché siamo sempre in dispari, così e il ci pareggia. Fantastico, fantastico. Allora, lo Sport in Rete è un programma che vuole fare rete, quindi chiunque stia ascoltando, io farò premura per mettervi in contatto con realtà di calcio che abbiano quell'impostazione popolare significa fatto su misura di chi gioca e non di sponsor, non di soldi, non di business. Il calcio sano di valori, di condivisione, di inclusione per tutti, perché il calcio è un linguaggio universale, quindi milanesi, meridionali piuttosto che meridionali del mondo o dell'est o dell'ovest, si parla la stessa lingua, non si gioca a calcio. La sfera è uguale per tutti, il rimbalzo è uguale per tutti, poi basta mettere i maglioni, due porte, si trova sempre il modo di fare, non c'è per forza la porta, il campetto stralusso, assolutamente, se viene ben venga, meglio, se no ci arrangiamo, non dico di no, ecco. Ti ringrazio Gio, sono le 20:14, quindi siamo in chiusura anche questa settimana con Milano News, anche lo Sport in Rete vi saluta, ci vediamo settimana prossima, vi auguriamo un buon weekend e ci vediamo ad aprile. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, grazie a te. Ciao a tutti.